Vivere la globalità. La natura, la terra, il pianeta, la salvezza, la pulizia. Eliminare gli inquinanti. Tutte cose importanti, vere, giuste. C'è da aggiungere una cosa importante, una cosa che è la chiave. Noi non siamo separati dalla natura. Non c'è noi e la natura. Sono una sola cosa. Noi siamo uno, noi siamo parte della natura. Siamo indissolubilmente parte della natura. Il pianeta, gli alberi, gli esseri, tutti che vivono in questo pianeta. Sono uno con noi. E finché non c'è questo sentimento, finché non c'è questa percezione, finché non c'è il sentirlo, il viverlo, guarderemo la natura dall'alto della nostra mente vestita, della nostra mente vestita di idee. E allora ci sarà da fare, da impegnarsi, da protestare, da fare marce, da parlare, da fare meeting internazionali. Ma da dove viene quel movimento? Viene dal senso di essere uno? Dalla consapevolezza di essere uno? Viene dall'esperienza di essere uno? Eppure quanti di voi hanno fatto l'esperienza in un momento della loro vita? Magari essere seduto sotto un albero o guardare un tramonto. Il mare, una pietra, un riflesso di luce. E sentire, proprio sentire questo essere totalmente uno. Sentire che quella pietra ti parla, ma non perché ti comunica idee o comprensioni, perché quella pietra e te siete uno, perché quell'albero e te siete uno. Guardare un albero sentendo che l'albero guarda te e non dall'idea che questo è un frassino, un pioppo, una quercia. Un'idea di albero. Guarda come è venuto su bene, chissà quanti anni avrà. Questo è mettere fra noi e l'albero, fra noi e quelle foglie che vibrano nella luce, quelle foglie che cadono nell'autunno adesso. Mettere fra noi e quello un'idea. E quello è come il palloncino che si apre quando freniamo di colpo la macchina e ci salva la vita. Ma nella relazione con la natura ci separa dalla vita. Ci separa completamente dalla vita. Ci separa completamente da quell'albero, da quella pietra. Guardavo l'altro giorno un padre che accompagnava un bambino in un giardino. E gli spiegava che quest'albero era questo, quest'albero era quello, e
E l'acqua era invece di imparare da suo figlio, che era molto piccolo, a fare l'esperienza della natura. E allora era divertente perché ogni tanto il padre si distraeva e parlava con qualcuno che passava e il bambino finalmente si tuffava nel fare l'esperienza della natura con grande gioia. E lì si vedeva che era totalmente nella esperienza, nell'adesso, in contatto con la vita che si manifesta nella natura. Perché è per questo che siamo uno. Perché la vita che è al di sotto, che contiene ogni manifestazione, questo bacino che sostiene ogni manifestazione, che anima ogni manifestazione, abbraccia noi e abbraccia la natura, senza separazione, senza distinzione. Noi e la natura insieme, uno. E nella natura la vita è molto più percepibile che non nella maggioranza o, diciamo, in molti esseri umani. Nella natura la vita è palpabile, è percepibile. È per questo quando passeggiamo nella natura cominciamo a sentire la pace, la quiete, una dimensione di silenzio, in cui ci sentiamo accolti, in cui ci sentiamo rappacificati. Non si può fare distinzione fra noi, fra me. Facciamolo personale, perché se diciamo noi è più difficile farne l'esperienza. Fra me e la natura, fra me e il pianeta, fra me e le piante, fra me e gli animali, non c'è nessuna differenza. Siamo un tutto unico, la forma certo è differente. Ma la vita che ci anima è la stessa. E questa vita ci unisce. Ed è questo che è fondamentale portare nell'esperienza del salviamo il pianeta. Perché da un altro punto di vista, se guardiamo tutto l'inquinamento che c'è nel pianeta, che abbiamo creato sul pianeta, non è per niente diverso dall'inquinamento che ci siamo messi dentro. Qual è la differenza? Uguale, è proprio perché allora ci occupiamo dell'inquinamento interiore? Alcuni adesso cominciano, sentono il richiamo, la sofferenza spinge, la sofferenza aumenta, la paura cresce sul pianeta. E allora cominciamo a renderci conto che dobbiamo rimboccarci le maniche e darci da fare con il nostro inquinamento interiore, che prende varie forme, come tutti sapete, ma che non c'è nessuno che ci può liberare dall'inquinamento interiore se non noi stessi. E allora questo movimento verso il pianeta deve essere accompagnato dal movimento verso di me. Pulisco il mio inquinamento ed è allora il mio gesto di non buttare la cicca per terra o di non buttare i rifiuti in giro. Verrà da un'attenzione diversa, da una qualità di attenzione che si occupa di qualunque inquinamento, perché tutti gli inquinamenti
hanno la stessa valenza, sono ugualmente importanti. Ma più prendo responsabilità per il mio inquinamento interiore, più questo mi porterà a vivere la globalità del presente, a uscire da un io, a uscire da un'idea, a uscire dalle idee sul pianeta, a viverlo. Molti anni fa io ho fatto un sogno. In quel tempo stavo creando un libro di immagini. Mettevo accanto le fotografie interiori del corpo umano, degli organi, dei muscoli, dei tendini, delle ossa. E foto del pianeta, della natura, e le cose erano incredibilmente simili. Nessuno ha mai voluto pubblicare quel libro, ma era interessante perché a qualunque persona lo facessi vedere, a parte lo stupore, la meraviglia di vedere questo, aveva poi, dopo, l'esperienza, quando camminava in natura, di questa percezione che fra interno e esterno non ci fosse una separazione più. E mentre lavoravo a questo libro, una notte ho fatto un sogno sorprendente. Più che un sogno era una visione. Sentivo il suono della terra, sentivo il suono del pianeta. Ed era come se viaggiassi al di sopra e dentro il pianeta. Com'è questi film meravigliosi che vediamo? E il suono era un suono nuovo, non l'avevo mai sentito, ma contemporaneamente potevo riconoscerlo. Era come se quel suono mi vibrasse dentro e mi facesse sentire che mi apparteneva, che era mio, che era anche mio. E questo suono mi dava il benvenuto, mi accoglieva, mi riconosceva. È stata un'esperienza che ha cambiato per sempre la mia percezione della natura. Ed è a portata di mano. Basta che camminiate in un qualsiasi piccolo parco della vostra città o in qualsiasi angolo della campagna in cui vivete e rimanete con un'attenzione nella dimensione dell'inconscio, quindi un'attenzione nel respiro. Un'attenzione che non cerca, non desidera, che non si separa, quindi com'è l'attenzione mentale a cui siamo abituati, nella quale siamo abituati a vivere. È sufficiente che noi portiamo l'attenzione nel respiro, che ci manteniamo presenti, che ci manteniamo nell'adesso, che ci manteniamo in quella dimensione della mente inconscia che non separa, ma che percepisce il tutto come uno. E da lì accade di vedere senza idee, di ascoltare senza idee,
di odorare senza idee, tutti i sensi. Allora si muovono all'unisono, sono vivi. Nei miei insegnamenti, soprattutto in quelli più lunghi, nei ritiri, faccio molte esperienze in natura, perché la natura è una maestra meravigliosa, ce l'abbiamo a mano. Vivere la globalità e si può solo farlo dal presente, dall'istante in cui sei. Grazie.